Ciao ragazzi, io sono Red e ho, come spesso accade, un problema a togliermi la mascherina. Ciao ragazzi, sì, mi sono tagliato il baffo, sì, ricrescerà, sì, ho fatto una cazzata. Andiamo avanti. Di cosa parliamo oggi? Facciamo un incredibile top 5 fucili per estetica. Avete adorato top 10 pistole per estetica, quindi abbiamo detto, sai cosa c'è? Portiamogli anche i fucili. Prima di cominciare però, sigla. Prima di partire, come potete vedere, ho una bellissima maglietta di The Space, spazio morto, per chi se ne intende, non che ve ne freghi niente, ma io devo mettere dei tappabuchi qua e là per tenervi svegli. Quindi, in quinta posizione troviamo l'AUG A3, ovvero la terza e ultima versione dell'AUG, molto carino soprattutto per il suo design, ovviamente bulb up, molto futuristico, sembra uno di quei fucili che trovate in Halo, se masticate un po' di fantascienza. Molto carino, ha un sistema di sgancio del caricatore orrendo, però nel senso, ognuno fa quello che può sostanzialmente. E il vero punto di forza, oltre sicuramente all'estetica futuristica, al fatto che sia bulb up, agli agganci, cinghi e tutto il resto, è che ci permette, quando stiamo per entrare in campo, di fare lo slap. Per chi non sapesse cos'è lo slap, non preoccupatevi, lo zio Red ve lo spiega subito. Grazie al sistema particolare che ha questo fucile, come anche l'MP5, quando stiamo per entrare in campo, andiamo quindi a schiaffeggiare la leva d'armamento e andiamo a chiudere l'otturatore. Questo è quanto. È veramente molto innovativo, come detto, infatti è un design, ripeto, molto futuristico, però per nostro gusto e in generale come design, per quanto innovativo, non è proprio così aggraziato come altri modelli che andremo a vedere adesso. Sarà sicuramente combattuta col G36, però questo fa le cose in maniera un po' più moderna, un po' più nuove. Il G36 ormai ha rotto i coglioni a tutti quanti, quindi passiamo alla quarta posizione. Chi mai ci sarà in questa quarta posizione di questa categoria così contesa? L'HPino 74SU, ovvero la K74SU, la versione più piccola del suo fratello maggiore che potete vedere proprio là. Questo tra l'altro è veramente molto bello perché è tutto in legno e l'impugnatura è in bakelite e il resto è tutto in metallo. Il feeling è esattamente uguale a quello vero, i componenti sembrano veramente quelli di una K, sembra che li abbiano proprio strappati da lì e montati su questo fucile. È veramente ben fatto, estremamente realistico. Al terzo posto, quindi sul podio di questa incredibile, gustosa, piacevole, ma soprattutto interessante classifica, troviamo l'MK5 Evolution. Si ispira ovviamente al modello AR-15, quindi una bella carabina M4. Io adoro questa piattaforma, quindi ho insistito e rotto le balle perché almeno uno di questi modelli fosse incluso nella top 5. Tra l'altro, calcio anteriore, calcio posteriore, tacche di mira e impugnatura sono su licenza Daitac, quindi è già. E tra l'altro il caricatore è un Exmag, quindi a maggior ragione, veramente molto bellino. Inoltre, come potete vedere, la verniciatura è tutta in un bellissimo Cerakot, ovvero la verniciatura degli dei. Asgard è verniciata in Cerakot, il Pantheon degli dei greci è verniciato in Cerakot, casa mia è verniciata in Cerakot, le armi vere sono verniciate in Cerakot. Quindi veramente molto carino, ragazzi. Anche le tacche di mira non mi dispiacciono affatto, anzi le notate adesso come sono belle carine. E passiamo però ai due vincitori di questa incredibile top 5. Chi ci sarà mai al secondo posto? Lo scopriamo adesso. In questa seconda posizione c'è un fucile che scatenerà l'ira di molte persone nei commenti. Ci dissociamo preventivamente dai colori di questo fucile. Beh, non saremo qui a parlare delle caratteristiche funzionali, della ergonomia, del peso, di questo e di quell'altro, perché c'è una recensione apposta che sta per apparire in schedina. In ogni caso stiamo parlando del Banff Cobalt della G&G. Ok, se avete finito di urlare contro il computer vado avanti a spiegarvi. Questo fucile però, ragazzi, è veramente molto bello. Però sì, cioè, se lasciamo stare i motivi per cui questo fucile vi fa arrabbiare e guardiamo meramente l'estetica, questo è veramente, ma veramente un bel fucile. Soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che sia della piattaforma R15, quindi è stupendo, ragazzi, non c'è niente da dire. No, molto carino, mi piace veramente sia il calcio che il grip, l'unico suo problema è il peso, ma ripeto, non c'entra con l'estetica. Anche i caricatori sono molto carini, l'impugnatura è veramente molto comoda, simil 416, spoiler, mi stanno chiamando, pronto? In conclusione, ragazzi, questo è un fucile veramente molto accattivante, guardate quello spegnifiamme, non vi fa sesso, molto molto carino, oh, che gusto. Non è colpa mia se è sempre pieno, ma chi è che lo lascia a carico, scusami, eh? Cioè,
Superato il mio ritardo di oggi, possiamo passare invece al... Poi sono io il ritardato, no? Non lui che ride con lo svapo in bocca e per poco non sputa fuori un polmone. Dimmi, volevi dire qualcosa? Arrivati quindi in prima posizione, che fucile troveremo mai? Deve essere veramente qualcosa di incredibile. Abbiamo visto un AUG, fucile che non si vede quasi mai, una K74U in vero legno, SU. Abbiamo visto una R15 veramente molto accattivante, abbiamo visto un Banff Cobalt, fucile che è come l'unicorno del mondo del soft air. Cosa troveremo quindi? Ma questo mi piace, fra! Ti dispiace se porto avanti il video? Prima posizione è che io invece... Oh, io lo sacro! Quindi, arrivati in prima posizione, troviamo il 416 A5. Colore, cazzo, ma posso finire la frase e poi citerò i cazzo colori? Posso? Oh, io lo sacro! È la quinta volta che la faccio questa parte. L'HK416 A5. Ultima versione da soft air, non nel mondo vero, non nella realtà. Se voi fuori da qua vi sparate con le armi vere in campo, sono problemi vostri. Questo però è l'ultima versione uscita da soft air. Veramente, veramente molto bello. Ne abbiamo fatto una recensione completa in tutti i suoi punti, che vi linko qua sopra e sotto in descrizione. E questo è un fucile veramente che per me ha rivoluzionato il mondo... Punto, il mondo e basta. Dato all'interno del mercato proprio così, un fucile veramente molto interessante e che va un pochino a cambiare e variare l'estetica degli M4, degli AR15, della piattaforma sostanzialmente nata con l'M16 e poi evolutasi da lì. Molto molto interessante, in questo colore è devastante. RAL 8000, il cazzo è arrivato e solamente voi quattro potrete gustarlo a pieno. Il gallese cinese. Il pene corto svedese. Basta, non c'è altro da dire. Se siete interessati a saperne più, ripeto, trovate il link in descrizione. Questa era la nostra top 5 per fucili d'assalto. D'assalto. Se volete vedere altre recensioni del tipo, dove magari parliamo di fucili a pompa, fucili da cecchino, che ce le chiedete giusto ogni tanto, scrivetecelo nei commenti. Già che ci sono, vi ricordo che essendo oggi sabato ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo sul link in descrizione. Monopoli Soft Air Shop Reggio Emilia, link in descrizione 2 volte a sto giro. E per tutti quelli che stavano aspettando la lobby di Warzone, quindi il partitone con me, War, un sacco di altra gente, sarà questa domenica dalle 21 alle 23. Se non avete ancora joinato il gruppo WhatsApp, fatelo adesso. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, ma soprattutto questa domenica dalle 21 alle 23 su Warzone. Stay angry. Stay angry. Quanto sono gay. Non stai ascoltando. Se es